Oh, buongiorno ragazzi, bentornati di nuovo qui sul canale. Eccoci qui finalmente con un nuovo video. Oggi vi farò vedere come rendere smart la propria cassetta della posta per poter ricevere delle notifiche quando inserire, il postino inserirà una lettera, magari una lettera importante che stiamo aspettando, o un piccolo pacco di Amazon, per esempio. Chiaramente per il pacco di Amazon dipenderà dalla grandezza della cassetta della posta che abbiamo, ovviamente. Per fare questo mi servirò di alcuni prodotti che vedete qui davanti. Innanzitutto ringrazio l'amico Emanuele Mongibello, ci siamo conosciuti qui nei commenti sul canale e abbiamo instaurato un'amicizia, al momento telefonica, perché ovviamente abitiamo in due posti diversi, che mi ha fornito l'idea per poter creare questo video. Infatti lo ringrazio tantissimo, è veramente un ragazzo che si intende di tantissimi prodotti di domotica e non solo, anche di tante altre cose, e mi ha dato lo spunto, mi ha fatto vedere come ha creato lui questa cassetta della posta smart e mi ha permesso di portare la sua idea qui sul mio canale, quindi lo ringrazio vivamente. Per fare questa operazione smart della cassetta della posta avremo bisogno di due prodotti che ho acquistato su AliExpress, dei quali vi lascerò poi i link qui sotto in descrizione. Innanzitutto un gateway Zigbee, come vedete, piccolino, bellissimo design, molto piccolo, che è compatibile anche con Matter. Quindi potremo inserirlo in tutti i vari ecosistemi, compreso Apple HomeKit. Per poterlo adoperare inizialmente dovremo adoperare o l'applicazione Smart Life o l'applicazione Tuya. Scusate, Tuya. Io adopererò Tuya, ma si può usare tranquillamente Smart Life, tanto praticamente sono quasi simili. L'unica cosa è che alle volte gli aggiornamenti arrivano prima per Smart Life che Tuya. Quindi Gateway Zigbee, che ha una porta di rete dietro dove andrà collegata ovviamente al nostro router per poter avere il collegamento e una presa micro USB-C per il collegamento ovviamente della corrente e un piccolo tasto di reset per poterlo resettare all'opzione di fabbrica. Dentro la confezione del gateway troveremo anche un piccolo cavo di rete, molto corto però c'è, e troveremo anche il comodo cavo di alimentazione USB, USB-C, anche questo veramente molto corto. Non c'è l'alimentatore, ma andrà bene un vecchio alimentatore anche per caricare gli smartphone, l'importante è che sia 5 volt, 1 ampere. E poi troviamo anche il comodo manuale di istruzioni che però è solo in cinese o in inglese. Poi mi servirò come secondo prodotto di questo sensore di movimento, sempre di Tuya, che funziona ovviamente con due mini stilo da inserire dietro. Basterà smontare, vedete, lo sportellino e inserire le due pile. Poi qui sotto avremo un piccolo pulsante per andare a fare il reset e nella confezione troveremo anche l'accessorio che servirà per resettare e portare i dati di fabbrica come prima installazione, il nostro sensore di movimento. Sensore di movimento che io l'ho comprato in una confezione da due, e devo dire che i prezzi sono veramente bassissimi sia per quello che riguarda il gateway ZB sia per quello che riguarda i sensori. E all'interno ci sono anche i vari adesivi per poterli poi attaccare e i vari accessori per poter resettare. Sono accessori simili a quelli che servono per togliere le SIM dagli smartphone. Quindi questi sono i prodotti che adopererò per rendere smart la mia cassetta della posta. Quindi adesso andiamo ad installare, partiamo ad installare il gateway, poi dopo installeremo anche il sensore di movimento. Perciò mi raccomando, rimanete sintonizzati qui sul canale. Ci vediamo fra qualche secondo. Partiamo con l'installazione del gateway ZB. Innanzitutto, vedete, io l'ho collegato sia alla porta di rete sia all'alimentazione. Scusate se ve lo faccio vedere così, ma i cavi sono veramente molto corti. Come vedete, una volta collegato sia alla rete sia con l'alimentazione, le due spie verdi saranno accese. Io consiglio di fare un piccolo reset tenendo premuto il pulsante di reset nella parte dietro. Teniamo acceso, premuto finché non lampeggia una delle due spie. Adesso vediamo. Perfetto, vedete? Vedete, adesso sta lampeggiando. Aspettiamo che le due spie siano fisse entrambi, che non lampeggi più la spia. Quindi
e quando avrà fatto questo possiamo partire con l'installazione. Vedete, si sono resettate entrambe le spie e adesso sono fisse. Quindi adesso partiamo con l'installazione. Apriamo l'applicazione Tuya, andiamo su aggiungi dispositivo, in teoria ve lo dovrebbe già rilevare, io ho fatto delle prove, quindi chiaramente il procedimento è leggermente diverso. Clicchiamo sul tasto più in alto a destra, aggiungi dispositivo, vedete già lo trovo, vedete ricerca dei dispositivi in corso, facciamo aggiungi, vedete trova Smart Wired Zigbee. Quindi adesso gli diamo il tempo che faccia l'operazione e che installi il nostro gateway Zigbee. Diamogli un attimo di tempo, ecco vedete l'ha già installato, vedete, Hub Zigbee Tuya, perfetto, clicchiamo su fine e ce lo troviamo direttamente già installato, vedete qui ci darà la potenza del segnale, vedete network boot, vuol dire che il segnale è molto buono, poi qui abbiamo la possibilità di inserire ovviamente dei dispositivi, come inseriremo il nostro sensore di movimento, torniamo indietro e abbiamo anche la possibilità di spegnere l'unica spia che rimarrà accesa dopo averlo installato, questa verde, vedete se io ci clicco sopra, vedete, la spia si spegne, vedete, quindi se io dopo ci vado a ricliccare si riaccende, quindi nel caso in cui dovessimo utilizzare una zona in cui la luce dà fastidio, ma non fa una grandissima luce onestamente. Nella parte in alto troviamo tutte le varie opzioni dell'hub, abbiamo l'info del dispositivo, una scena istantanea che potremmo andare a creare nella parte smart, controllare la rete che tutto funzioni in perfezione, il collegamento del gateway e quant'altro e la condivisione del dispositivo con altri familiari magari e quant'altro. Poi abbiamo la valutazione del dispositivo, la notifica se il dispositivo va offline, vedete dice per evitare promemorie troppo frequenti verrà inviata una notifica se il dispositivo rimane offline per oltre 30 minuti, 8 ore per i dispositivi a bassa potenza. Poi abbiamo condividi con Matter Gateway, qui ci darà ovviamente, adesso riesco a cliccarlo, ecco scusate non riuscivo a cliccarlo, vedete qui ci darà il codice per poterlo poi installare in altri ecosistemi, infatti dopo vedremo che lo andremo ad inserire in Apple HomeKit. Ovviamente per fare il tutto abbiamo 5 minuti di tempo. Poi abbiamo l'assistenza Matter, nel senso che se vogliamo delle informazioni potremo andare a vedere. Abbiamo i feedback, aggiunge la schermata home e l'aggiornamento del dispositivo, che ovviamente è già aggiornato all'ultima versione, ma potremo anche dargli l'opzione del aggiornamento automatico. E queste sono un po' le opzioni principali, poi potremo anche ovviamente la rimozione di un dispositivo, potremo anche togliere il dispositivo, cioè, e qui potremo anche cambiare il nome al dispositivo. Quindi queste sono un po' tutte le varie opzioni dell'app. Avete visto che installarlo il gateway Zigbee è semplicissimo. Adesso andiamo ad installare il nostro sensore di movimento. Innanzitutto inseriamo le due mini stilo, una e due, si accenderà, vedete uno LED nella parte in alto di rosso, vedete, adesso io inserisco il suo coperchio, a questo punto dovremo andare a potremo anche resettarlo tramite il nostro accessorio e potremo fare ovviamente il reset del dispositivo. Adesso vediamo se funziona anche senza fare il reset. Andiamo su Subdevice, Device Management. No, scusate. Sì, scusate. Device Management. Perfetto. Aggiungiamo il nostro dispositivo. Adesso lui cercherà. Dispositivo, chiaramente adesso non l'ho resettato, quindi vediamo di resettarlo. Mi sono dimenticato di prendere l'accessorio, ovviamente adesso lo prendo subito. Perfetto, prendo il suo accessorio, che è poi questo che vedete, il classico accessorio, e andiamo a resettarlo. Vedete, teniamo premuto per 5 secondi finché la spia non lampeggia. Perfetto, adesso sta lampeggiando, quindi adesso è andato in modalità associazione. Perfetto, vedete? Vedete, lo trova già anche in Alexa, perché ovviamente ho attivato la skill
di Alexa precedentemente. Vedete, lo trovo, clicchiamo su avanti, vedete, e ha già trovato il nostro dispositivo. Chiaramente si ricorda il nome del test che ho fatto prima per poter provare i dispositivi, vedete, l'ho chiamato cassetta post. A questo punto clicchiamo su fine e abbiamo già il nostro sensore ovviamente abilitato. Quindi da qui potremo andare dentro a vedere tutte le varie volte che è stato attivato il sensore, che ci darà l'orario, il giorno e quant'altro. Poi abbiamo la funzione smart, dove potremo creare le nostre automazioni, e abbiamo anche per poter settare le varie opzioni. Vedete il livello della batteria, che è al 100%, abbiamo il motion alarm, quindi che ci segnalerà ovviamente le notifiche. Se la batteria si sta esaurendo, ci manderà un messaggio che sta per finire la batteria. E abbiamo anche la possibilità, però queste sono due funzioni a pagamento, di poter ricevere anche un SMS o una notifica sul nostro telefono, magari una chiamata o quant'altro. Quindi queste sono un po' le opzioni. Poi qui potremo creare con questa opzione i vari gruppi, vedete, creare un gruppo di vari dispositivi. Quindi queste sono un po' le opzioni disponibili anche del nostro sensore. Infatti adesso io, se ci vado davanti, vedete, ha già fatto la notifica precedentemente, quindi non me la dà, chiaramente, anche perché ci mette circa 30-35 secondi per riarmarsi e rilevare un secondo movimento dopo aver rilevato il primo. Quindi adesso, vedete, andiamo a vedere nelle sub-device, tanto per farvi vedere. Vedete, adesso è ancora allertato, motion detection. Adesso aspettiamo un attimo e vedrete che dopo l'icona cambierà e a questo punto potremo rilevare un altro movimento, e ci mette circa 30-35 secondi, come detto. Ho fatto la prova e li ho proprio cronometrati. Quindi adesso aspettiamo un secondo, volevo farvelo vedere in diretta. Vediamo un attimino se torna. Adesso che magari muovendomi con le mani ha già rilevato dei movimenti. Comunque ci mette circa 30-35 secondi. Adesso vediamo se, non muovendovi, magari non rileva niente. Vediamo se riesco a farvi vedere questa opzione. Vediamo. Adesso non riesco a farvelo vedere perché mi sto muovendo, probabilmente non smette di rilevare il movimento, quindi non posso farvi vedere questa opzione semplice. Comunque, avete visto, installare i dispositivi è veramente molto molto semplice, e quindi potremo in pochi secondi avere già tutto pronto per poter gestire il nostro gateway, il nostro sensore. Adesso andiamo a vedere come poterlo inserire in Apple HomeKit. Vediamo adesso come inserirlo in Apple HomeKit. Allora, innanzitutto andiamo nelle impostazioni dell'hub ZigBee, vedete? Clicchiamo sui tre pallini in alto a destra e andiamo condividi con Matter, come vi ho fatto vedere prima. Ci dà questo codice, noi lo copiamo. Perfetto, e andiamo adesso nell'applicazione Home di Apple. Tasto più. Aggiungi accessorio, perfetto, altre opzioni, perché ovviamente non abbiamo il codice, perché se scansioniamo il codice che c'è sull'app ZigBee non lo rileverà, bisogna fare questa operazione. A questo punto vediamo, il mio accessorio non è presente, inserisci codice e incolliamo il codice, clicchiamo su continua, aggiungi a casa. Adesso lui cercherà il nostro app ZigBee e di conseguenza aggiungerà anche il sensore di movimento automaticamente. Sempre, vedete, lo lasciamo in soggiorno, perfetto, clicchiamo su continua. Smart Wireless Gateway Pro, qui lo chiama così. Vediamo, continua, il nome lo possiamo cambiare tranquillamente anche dopo. Ecco, vedete, abbiamo già aggiunto il nostro sensore, vedete che ci trova già il sensore di movimento, lo chiama Matter Accessori 4. Clicchiamo su continua, sempre in soggiorno. Perfetto, vedete, ha già rilevato perché muovo le mani, vedete, è già arrivato l'allarme. Clicchiamo su continua.
e gli diamo il tempo di installarlo. Perfetto, ancora continua e ha già installato sia l'hub Zigbee, legato ai Zigbee, sia il sensore di movimento. Infatti adesso andiamo a vedere, andiamo in soggiorno, perfetto, quindi sensore di contatto, perfetto, vedete, no scusate, non è questo perché ne ho veramente tanti, andiamo a vedere dove l'ha aggiunto, andiamo a vedere nelle impostazioni, facciamo prima impostazioni dell'abitazione. Allora, innanzitutto gli hub domestici, ecco, vedete, Smart Wired Gateway Pro, vedete, questo è il nostro prodotto, vedete, di Thuya, vedete, servizi, scusate, adesso si arrivano gli avvisi perché ovviamente si muove, servizi connessi, vedete, Apple Home e Thuya, ovviamente, accessori 1, vedete, Matter accessori, vedete, se clicchiamo sopra anche qui ci sono le opzioni ovviamente dell'accessorio, potremo inserirlo nelle varie automazioni e quant'altro. Vedete, state notifiche, ovviamente per ricevere le notifiche dovremo attivarle, ovviamente, per poter ricevere le notifiche. Vedete, mi dà già presenza rilevata, vedete, servizi connessi e quant'altro. E questo è l'accessorio, ovviamente. Adesso andiamo a vedere. Quindi questo è il come installarlo in Apple HomeKit. Avete visto che è veramente semplicissimo, poi ovviamente ce lo troveremo, ecco, vedete, ha già rilevato tutto quanto. Chiaramente in Apple HomeKit dovremo rinominarlo perché non terrà gli stessi nomi che gli abbiamo dato o in applicazione Smart Life o nell'applicazione Thuya. E quindi questo è semplicissimo, ce lo troveremo anche nell'applicazione della mail, ma potremmo poi inserirlo anche in Google, potremmo inserirlo in SmartThings e altro, dal momento che è compatibile Matter, quindi tutti gli accessori collegati all'Hub Zigbee poi risulteranno poi anche in tutti gli altri ecosistemi. Quindi questo è come installarlo in Apple HomeKit. Adesso vado a metterlo nella cassetta, a installarlo proprio nella cassetta della posta e poi facciamo una prova pratica. Bene, eccoci giunti alle conclusioni anche per quello che riguarda questo video. Avete visto che è semplicissimo rendere smart la nostra cassetta della posta per poter ricevere le notifiche, così eventualmente quando arriverà una lettera importante l'avremo subito la notifica che è stata recapitata nella nostra cassetta. Avete visto che anche la prova pratica, ho posizionato il sensore dentro la cassetta, mi scuso ma la cassetta purtroppo il coperchio è rotto, quindi non ho potuto chiuderla per farvela vedere in maniera migliore. Comunque avete visto che appena si inserisce una lettera, che sia un foglio di pubblicità o quant'altro, riceveremo le notifiche sia per quello che riguarda l'applicazione di Thuya sia per quello che riguarda HomeKit. Quindi avete visto, il sensore funziona molto bene, ci mette 30-35 secondi per riarmarsi, quindi devo dire un ottimo sensore. L'hub funziona molto bene, il segnale è molto potente, nella mia abitazione di circa 90 metri ha coperto tutta la casa. Per quello che riguarda la distanza tra il sensore e il gateway Zigbee, io ho calcolato che sono al secondo piano, quindi ha coperto la distanza da due piani a giù nel piccolo giardino con la cassetta della posta. Chiaramente dovrete valutare bene dove posizionare l'hub in casa, dal momento che lo collegherete con il cavo di rete, quindi più è vicino alla finestra o al muro in cui andrà
a dare giù in giardino dove c'è la cassetta della posta o in strada, meglio sarà come distanza. Comunque devo dire che questo hub copre discretamente bene le distanze come segnale. Quindi avete visto, è semplicissimo, spero che vi sia piaciuto questo video, avete visto la semplicità per creare il tutto, molto molto semplice, molto facile. I prodotti costano veramente poco su AliExpress e nel caso in cui foste interessati all'acquisto vi lascerò i link qui sotto nelle descrizioni. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto naturalmente lasciate un like e iscrivetevi al canale, una piccola cosa per voi, una cosa molto importante per me per poter proseguire con altri video interessanti. Direi che abbiamo detto veramente proprio tutto, io vi do appuntamento sempre qui sul canale per un prossimo video. Un saluto da Alessandro Cova.